Oggi nell'Emilia Romagna si festeggia Sant'Apollinare, vescovo e martire. La tradizione vuole che sia stato discepolo di Pietro. Quindi secondo, terzo secolo. E quindi da Pietro ha imparato Gesù. Allora mi interessa soprattutto questo: perché noi facciamo memoria dei santi, perché li celebriamo? Perché vediamo come agisce Dio nel cuore degli uomini. Ed è questo che ti dice che Dio è il vivente, che Dio è presente. Cioè quando ci sono uomini e donne che si spendono per Lui, muoiono per Lui e muoiono nella consapevolezza che era la cosa più giusta, che non potevi avere un'altra scelta. Quando, parlando con una persona, un professionista, diceva: la fede cristiana a volte mi turba, ma quando penso alla storia dei martiri, dice: va bene un esaltato, va bene un pazzo, ma sono 2000 anni che ci sono persone che donano la vita per Gesù. Come faccio a credere che sono tutti matti, che sono tutti fuori di testa, che sono tutti degli esaltati? C'è qualcosa di vero. Ecco, la verità di una fede, la verità in Gesù Cristo è proprio questo, no? Cioè, uomini e donne innamorate di Lui. Per cui tu dici, la vita stessa diventa la dimostrazione più concreta che Dio esiste, che Dio è il vivente, che Dio cammina in mezzo a noi. Ecco allora che anche Sant'Apollinare ci dice questo, no? Poi è arrivato e giunto in Italia ed è particolarmente celebrato nelle zone dell'Emilia Romagna, a Ravenna, appunto dove c'è dedicata Sant'Apollinare in classe, e a Bologna. Che cosa ha fatto soprattutto questo vescovo e martire? Ha suscitato nel gregge l'amore per Cristo. Il gregge lo si riceve, non lo scegli. Le pecore ti sono date, i figli ti sono dati, le sorelle e i fratelli ti sono dati. E ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi temperamenti. E San Benedetto dice che è l'abate che si deve adeguare ai temperamenti, all'intelligenza, al modo di rispondere di ciascuno. È l'abate, cioè il pastore, è colui che guida, che deve avere sempre un occhio particolare sugli altri. Ma noi non dobbiamo esimerci da questa consapevolezza, perché ciascuno di noi è pecora, ma è anche pastore. Ciascuno di noi ha sotto qualcuno e ha sopra qualcuno. Quindi quello che vale per Sant'Apollinare vale anche per ciascuno di noi. So adeguarmi ai temperamenti e alle caratteristiche dei miei familiari, della mia comunità, della gente, delle persone che lavorano con me, di quelli che servo o di quelli che istruisco. Ecco, la parola oggi ci insegna che noi dobbiamo avere una conoscenza del cuore delle persone che ci stanno attorno. Non basta sapere nome, cognome, data di nascita e professione. Quello che ti chiedono come target quando vai in un ufficio. No. Gesù non conosce di noi
nome, cognome, data di nascita e professione. Conosce il cuore. Gesù conosce il nostro cuore. Quante volte nel Vangelo ci dice Gesù conoscendo quello che avevano in cuore. Ecco, un vescovo, un pastore, una madre, un padre devono conoscere ciò che sta nel cuore dei loro figli. E come se questi sono chiusi ermeticamente, o non dicono niente, o non sono nella verità. Attraverso la preghiera, attraverso il dono dello Spirito, attraverso una paziente vicinanza, questo stare a fianco, questo guidare, questo condurre giorno dopo giorno e capire attraverso i segni, le scelte, i silenzi o le parole che cosa ci sta nel cuore. Anche se dice, come dice il Salmo, il cuore è un abisso e solo Dio lo conosce. Però Gesù ci chiede lo sforzo, ci chiede proprio lo sforzo della conoscenza del cuore altrui. Perché tante volte troviamo anche delle perle, troviamo dei tesori, troviamo un lucignolo fumigante che ha bisogno solo di essere acceso, rincuorato, rinfiammato. Se conosci il cuore, vuol dire che ti interessa la persona, che ti sta a cuore il bene dell'altro, che non è vero che ti importa di averne 99, tu vuoi anche quella che manca e stai male finché non ritorna. Come quelle mamme che tutti i giorni aspettavano i figli a tornare dal fronte, no? Non importa se ho una casa, se ho altri figli, io aspetto il figlio, quel figlio. Quante preghiere, quante attese, quanti pianti. Questo fa Dio con noi. Ci aspetta, ci attende, ci provoca con il suo amore. Un'altra caratteristica che mi sembra indispensabile per la conoscenza del cuore è l'Eucaristia. Noi tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, noi entriamo in intimità con il cuore di Gesù. Allora l'Eucaristia è una porta indispensabile per arrivare al cuore dei fratelli. Pregare per i fratelli nell'Eucaristia, pregare per i figli nell'Eucaristia. Assumere Gesù per amore di queste persone. Portarli a Gesù, deporli lì, nel cuore di Cristo. Quale posto più sicuro, quale posto più provocante per fare che Dio intervenga. E poi il pastore cerca l'unità. Non mette mai una pecora contro l'altra, un figlio contro l'altro. Piuttosto paga di persona, prende pugnalate, bastonate, ma non mette mai uno contro l'altro, cerca l'unità. Sempre cercare questo, perché questo è il comandamento di Gesù. E lui ha fatto così con i discepoli, li ha messi uno verso l'altro. Che cosa ha fatto la Pentecoste dopo la grande dispersione della passione di Cristo? Ha rimesso uno vicino all'altro, uno nella fiducia dell'altro. E allora preghiamo lo Spirito Santo, perché abbiamo bisogno di unità nella Chiesa, di unità nelle comunità, nelle famiglie. Abbiamo bisogno di unità, cioè qualcuno che si faccia mediatore, si mette in mezzo
e fa vedere la grazia di Dio operante in uno e nell'altro. Allora capite che fare il pastore e morire è la stessa cosa, non c'è differenza. Se fai davvero il pastore, il martirio è la conseguenza. Se fai davvero il pastore, il dare la vita è la conseguenza di questo tuo esercizio d'amore. C'è un martirio bianco, che è un martirio del cuore, e c'è un martirio rosso, che è il versare il sangue, come Sant'Apollinare. Ma anche qui non c'è differenza, perché l'unica grande cosa è il cuore, un cuore ferito che sanguina o visibilmente o no, ma un cuore ferito dall'amore. Questo ha il pastore. E quindi ciascuno di noi.